Hola guapos, welcome nel mio primo sperimentale video di Bullet Journal. Ho pensato di fare una cosa un po' diversa dagli altri video sul Bullet Journal che vedo di solito, perché ho cominciato a fare Bullet Journal in modo serio solo l'anno scorso e nel corso di questi 12 mesi il mio metodo si è andato affinando, quindi mi incuriosisce fare un confronto tra il mio Bullet Journal dell'anno scorso e il Bullet Journal di quest'anno. La premessa è che non sono molto brava a disegnare, non lo ero l'anno scorso e non lo sono quest'anno, come lo può provare la copertina di gennaio. Ora cambiamo inquadratura e te lo faccio vedere più nel dettaglio. Qui possiamo ammirare un calendario fatto malissimo, una scritta che è passata da morire da un foglio all'altro, un habit tracker che è una cosa che ho smesso di fare a un certo punto. Questo dovrebbe essere BB-8. L'habit tracker è utile soprattutto per le brutte abitudini, almeno per me, però è un tipo di tracker a cui non riesco a stare veramente troppo dietro, quindi a un certo punto ho smesso di farlo. Queste sono le cose di lavoro. L'anno scorso a gennaio l'ho fatto su 4 pagine, quindi una cosa disordinatissima, troppo espansa. L'unica cosa che mi piace è il washi tape che ho usato per fare il bordo, perché come metodo di organizzazione questo non ha funzionato per niente. E aspetta, perché adesso arriva la roba tragica. Queste sono le mie letture di gennaio e qui mi segnavo in che formato le leggevo, se cartaceo, ebook, audiolibro e il giorno in cui le avevo finite. Quindi è un paciugo orrendo. Questo è lo schema ordinato, solo che purtroppo ho scritto pochissimo, quindi ho potuto colorare poche caselle. Il metodo che uso è ancora lo stesso, ovvero segnare il titolo, quante pagine e quante ore in caso di audiolibro e il voto che gli do, solo che questo è un disordine, un caos terrificante. Quindi ovviamente nel corso dei mesi questo aspetto è migliorato molto. Non avevo spazio per segnare i film, quindi ho dovuto fare questa aggiuntina qui. Questa cosa dello scrivere quanti episodi ci sono in una stagione e segnare colorando quali ho visto, lo uso ancora, solo che questo è un po' confuso. E il menu, ovvero segnare cosa ho mangiato a pranzo e a cena, è un caos. Le prime pagine no, ma a un certo punto ho cominciato a fare un gran casino. Un'altra cosa che ho fatto abbastanza male nel Bullet Journal 2020 è fare gli spread annuali in mezzo ai mesi, quindi per ritrovarle è stato un casino. Nel Bullet Journal di quest'anno del 2021 li ho messi tutti alla fine. Qui mi sono segnati i libri che ho comprato, spuntando quelli che ho letto, e qui mi sono segnati i vari scambi di Hatchbooks. A fine mese mi sono segnati i migliori libri, i migliori film. Negli altri mesi non ho usato una pagina a parte, ho semplicemente evidenziato le cose migliori e qui mi sono segnata un paio di citazioni che mi sono piaciute particolarmente. Stendiamo un velo pietoso sul gennaio 2020 perché era orribile e adesso ti faccio vedere gennaio 2021. Il bullet journal di Tiger con questa copertina tipo stoffa mi piace da matti. Non ha la migliore delle carte, però a me piace molto come bullet. Sono andata già molto più minimal quest'anno. Qui puoi vedere lo schema che mi serve per lavorare. Quello che nel 2020 avevo fatto in 4 pagine un macello, ora è tutto uno schema in un'unica pagina, così ho tutto sott'occhio. Il tema di gennaio 2021 è il lago dei cigni. Qui ho fatto il calendario a 2 pagine in cui mi sono segnata tutti i video da fare durante il mese. Mi sono divertita un sacco a disegnare tutte queste piumette, è rilassantissimo disegnare le piume. Qui mi segnerò tutte le serie, cignetto, mi sono divertita tanto anche a disegnare i cigni. E qui mi segnerò tutti i film, da una parte i rewatch, da una parte le nuove visioni. Qui mi segnerò tutte le letture con il titolo, le pagine e ovviamente il voto. E in ogni giorno del mese scriverò semplicemente il titolo di quello che ho letto. Qui il menu, pranzo e cena da una parte e dall'altra, e questa è una pagina a cui tengo particolarmente perché è quella che userò per allargare la mia cultura quest'anno. Ho 3 missioni. Una è di leggere tutto Shakespeare, poi voglio scoprire fatti riguardo ad ogni paese del mondo, quindi 4 paesi ogni settimana. Tony mi ha preparato una lista di 52 dischi da ascoltare e io ho fatto lo stesso. Così amplierò la mia cultura riguardo al teatro, perché ovviamente ho letto cose di Shakespeare ma non tutto. Finalmente studierò geografia, perché non ho mai prestato attenzione alla geografia ed è una grave mancanza. E grazie a Tony e alla pagina di Wikipedia riguardo ai Tony Award
approfondirò ancora di più la mia conoscenza musicale. Le opere di Shakespeare e i dischi di Tony li scelgo con questo metodo molto scientifico dell'estrazione. Visto che la prima settimana di gennaio tra 2 giorni finisce, facciamo un'altra estrazione per la settimana numero 2, in cui ascolterò i Flogging Molly, Life is Good. Mi piacciono i Flogging Molly, bravo Tony. E leggerò il Re Lear, il Riccardo II, poi questo biglietto lo ripiego e lo rimetto giù per quando dovrò rileggere il Riccardo III, e Antonio e Cleopatra. I 4 paesi li faccio scegliere a mia mamma, anche quello è un metodo molto scientifico, le dico mamma dimmi il numero da 1 a 208, quindi tutto qui, molto più semplice, molto più ordinato, molto più minimal, ma che mi permette insomma di avere più spazio in cui scrivere le cose in ordine e non nel caos come ho fatto nel 2020. Ci vediamo tra un paio di giorni con il primo hashtag TTT del 2021. Ti auguro che quest'anno vada meglio dello scorso, sotto ogni aspetto. Love you, bye!